suo simbolo. Linda Di. Linda, allora veramente speriamo di poterti vedere in quel di Sanremo. Che consiglio vuoi dare, Sandro, a Linda su Sanremo? Tu che ne hai fatti veramente tanti, eh? No, guarda, io quello che posso dire, intanto fare un in bocca al lupo enorme, perché abbiamo bisogno soprattutto di giovani bravi che portino avanti non solo la canzone, la melodia, ma anche proprio immagini nuove. Vedi lei come sta bene. E quindi quello che possiamo fare è augurare come vivere al meglio però questa esperienza, perché tu tra l'altro già l'anno scorso sei stata a Sanremo premiata al Palafiori con il premio della critica, quindi già appunto, vedi, tuo caro amico che poi avremo probabilmente anche in trasmissione, ma sicuramente, quindi non è proprio alle primissime armi Linda. Io credo che il fatto comunque di avere sempre l'entusiasmo, la voglia e non mollare assolutamente mai, perché ci sono delle purtroppo alle volte ci sono degli scogli, no, duri da superare, però poi quando si ha la grinta e il temperamento, come penso abbia anche lei, anche le rocce si sgretolano. E quindi poi basta lasciare aperto il cuore, vero Bene. Linda?